periodo a cavallo tra il Settecento e l'inizio dell'Otto è un periodo di grande progresso e di grande sviluppo per i Borboni, anche se questo magari spesso non lo si racconta. Abbiamo la manifattura di Capodimonte, abbiamo i granai che sono un complesso grandissimo industriale. Abbiamo una serie di enti, di istituzioni, di novità soprattutto, delle quali fa parte anche la setteria di San Leucio. La Real Setteria di San Leucio nasce nel 1773 e nasce in un modo molto curioso, perché a San Leucio Ferdinando IV, il sovrano, non particolarmente amato dalla storia, lo chiamavano il re Lazzarone, aveva un casino di caccia, secondo alcuni era anche il rifugio dalla moglie e dagli intrighi della corte. Comunque sia, aveva 134 persone che se ne occupavano, chi gli accendeva il fuoco, chi gli teneva i cani, chi si occupava dei cavalli, insomma quello che serviva un casino di caccia come si deve. Un certo giorno lì muore il suo primogenito e lui giura che non ci mette più piede. Dopo si pone il problema di cosa fare di queste 134 persone, che è una cosa straordinaria se ci pensiamo bene. Convoca dal Piemonte un signore che sapeva tutto dei bachi da seta, delle setterie, e quella che era la sua residenza diventa la fabbrica della seta. La fabbrica della seta è un autentico luogo ideale, è una delle grandi fabbriche sette ottocentesche dedicate, è una delle grandi città sette ottocentesche dedicate agli operai, perché Ferdinando immagina un microcosmo completo, fatto di produzione, fatto di case, fatto di norme soprattutto. Vengono fatte delle case che sono case a schiera. Il 1789, l'anno dello scoppio della Rivoluzione di Francia, era anche l'anno in cui fu pubblicato il cosiddetto Codice di San Leucio, lo statuto della colonia di San Leucio. Il re scrive il Codice di San Leucio. E il Codice di San Leucio è qualcosa di avanzatissimo per l'epoca. Qualcuno parla di primo esperimento di socialismo. Perché? Perché prevede tutto, prevede perfino le preghiere che si debbano dire insieme, ma prevede delle cose che all'epoca erano fuori dal mondo. Nei matrimoni, nella scelta della sposa, le famiglie non devono minimamente immischiarsi, vai a dirglielo all'epoca. La cerimonia era molto bella perché il giorno di Pentecoste fuori dalla chiesa venivano messi dei mughetti, che venivano, dei mazzetti di mughetto, che venivano benedetti. E lo sposo, alla fine della messa, prendeva un mazzetto di mughetti, lo portava alla pretesa sposa. Se lei lo accettava così in pubblico, davanti a tutti, la cosa era fatta. Se lei non lo accettava, codice, cito, la cosa non deve lasciare il minimo strascico né tra le famiglie né nella comunità. È la prima volta in cui il lavoro femminile vale come il lavoro maschile. Non c'erano differenze, l'unica differenza era una differenza di merito. Se una coppia si sposava e restava lì, la donna riceveva come dote dallo Stato, dalla comunità di San Leucio, una casa. Queste bellissime case a schiera con i colori pastello che ci sono ancora, tutte uguali. Si tratta di 37 unità abitative, tutte uguali, disposte su due piani, con cantina, orto, giardino e bagno. L'esperimento è assolutamente positivo, è un caso di utopia in parte, in buona parte realizzata nemmeno per un periodo brevissimo. Si sono fatte diverse ipotesi su chi davvero fosse l'autore di questo cosiddetto Codice di San Leucio. Tra le ipotesi che si sono fatte è che il codice fosse stato redatto da Antonio Planelli, che era massone ed era un musicista, che aveva scritto un trattato sull'opera in musica in cui paragonava il governo di un paese, l'attività di un re, a quella di un direttore d'orchestra. Se ci sono dubbi sulla paternità del codice, una cosa è certa. La seta di San Leucio è una delle sete più pregiate che esistano al mondo. La ritroviamo nella camera, nella stanza ovale della Casa Bianca, la ritroviamo al Quirinale, la ritroviamo nella Reggia di Windsor, la ritroviamo a Buckingham Palace, la ritroviamo dappertutto.